Bene, oggi è con noi a questo convegno distrettuale Donne tra Arte e Scienza l'avvocato Eufemia Ippolito, past president nazionale FIDAPA Italy. I due giorni a Lavello, le sue considerazioni. I due giorni a Lavello sono stati ricchi di emozioni e queste emozioni le posso rappresentare da lucana, atteso che io sia lucana di nascita e pugliese di adozione. E atteso che rappresenti non solo BPW Italy, ma anche Business Professional Women International. Pertanto, alla luce di tutto questo, non solo Lavello è stata posta all'attenzione del territorio distrettuale, nazionale ed internazionale, e si è ben posta sia come arte nella giornata di ieri, che ha dato la sua massima espressione attraverso le tradizioni, attraverso la cultura, perché vorrei ricordare a me stessa che è la cultura che ci contraddistingue e attraverso la cultura noi lucani siamo andati nel mondo, portando anche e soprattutto la nostra cultura. Ed io la sto portando anche nella Business Professional Women in tutto il mondo, dove si sviluppano temi nazionali e internazionali. E Lavello oggi è stata l'espressione territoriale del mondo. Grazie e complimenti alla città di Lavello. Presidente distrettuale, autorità tutte, illustre relatore, carissime amiche, vi vedo sempre con tanto piacere e porgo a voi tutte il mio saluto personale e quello della BPW International di cui mi onoro rappresentare. Oggi è una giornata assai importante. Assai importante, presidente distrettuale, è per il numero che rappresenta un valore e quindi una partecipazione responsabile di noi tutte ai lavori, e per il tema che anima, oltre ad essere molto interessante, anima il dibattito nazionale ed internazionale. E poi consentitemi ancora di applaudire, fare il plauso alla presidente della sezione di Lavello per la mostra, atteso che la vicepresidente nazionale, che è in collegamento e che saluto con altrettanto affetto, ricordo io a lei e a me stessa che in Palermo in questi giorni si è tenuta una mostra proprio sull'arte e le scienze, in adesione al cosiddetto Matilda Effect. Quindi questa saggista statunitense ha sviluppato una mostra, carissima presidente di Lavello, una mostra sul gender gap, mutuando l'arte con la scienza e dimostrando come attraverso l'arte si possano cancellare, ovvero eliminare, gli stereotipi che ci relegavano a determinate discipline. Così come la presidente nazionale può ricordare, che lo ricordo a me stessa, la nostra adesione al cosiddetto progetto STEM, che nasce dalla giornata internazionale delle donne nella scienza, che si è tenuta, è stata celebrata in occasione di questo progetto Matilda in Palermo, e si è tenuta il 22 febbraio scorso. È stata istituita dall'ONU questa giornata, sta importante, e noi come FIDAPA BPW International e National abbiamo aderito al progetto del Comitato Pari Opportunità Nazionale, proprio perché ci presentava il progetto sulle STEM e noi l'abbiamo pubblicato proprio in adesione. E oggi ci troviamo a sviluppare un tema nazionale su questo tema, che ripeto è un tema, oltre ad
interessante, è un tema assai dibattuto, perché le donne hanno, attraverso la fotografia, attraverso l'arte, hanno voluto mettere, andando ad inserirsi nel progetto Matilda Effect, andando ad dimostrare il valore che ciascuna di essa aveva nella scienza, atteso che le donne nella scienza siano state sempre oscurate e talvolta per essere, diciamo, poste in essere, hanno preso il cognome del marito, ovvero hanno preso uno pseudonimo perché potessero presentarsi come scienziate. Io plaudo all'iniziativa presidente distrettuale perché, ripeto, il numero, la partecipazione, l'attualità del tema sono significativi, perché la partecipazione deriva anche dall'efficacia del messaggio che si dà a livello distrettuale, a livello nazionale, a livello di sezione. Con questi sentimenti auguro a tutti un buon sviluppo del tema e a voi un buon sviluppo delle vostre attività nazionali ed internazionali. Grazie.